fatto che mi sono dovuto laureare in medicina, quindi come si vede sono diventato un medico, per rispondere alle vostre cazzo di domande del tipo Diego, ho fumato una sigaretta, mi giro la testa, pensi che sto morendo? Oppure Diego, ho fumato una sigaretta con la mia ragazza, è rimasta incinta? Adesso sono qua per spiegarvi questa cosa, no? Comunque se non mi sono laureato, questo è il camice di Mincio, questo qua è il mio fonendoscopio e questa è la mia patente. E questa è la mia cartelletta russa. E non ce l'abbiamo scritto Barsa, però vabbè. Quindi oggi siamo qua con uno speciale di due episodi relativi alla nicotina, ok? Visto che abbiamo fatto quei tre video sulle curiosità delle sigarette in generale, oggi siamo qua per spiegare... E dato che abbiamo fatto tanti soldi, fateci fare ancora soldi con questi video, quindi cliccate sulla pubblicità. Per pagarmi la laurea in medicina, appunto. Questo qua non è farina nel mio sacco perché non me ne frega un cazzo di sapere che cosa sia la nicotina. Però vabbè, l'ho scoperto grazie a questo e non è una cosa che ho scritto io, è reperibile. Voi scrivete nicotina su internet e di sicuro il 99% delle cose esce da Wikipedia. Però queste qua sono cose che comunque sia abbiamo trovato sì su Wikipedia, prendile per buono o per no, comunque sia c'è un qualcosa di scritto, io non voglio inventarmi niente. E qualcosa preso anche dai forum su salute, il mio personal trainer, il mio cazzo e il mio giornale, eccetera eccetera. Comunque sia, vediamo brevemente che cos'è la nicotina. La nicotina è un composto organico, chiaro, non è una roba chimica che dice ah cazzo hanno sintetizzato l'uomo, no, è roba organica. Più precisamente è un alcaloide parasimpatico mimetico. E adesso vediamo come reagisce. LOL. Sono alquanto sconcertato. Comunque sia, è un alcaloide piuttosto tossico, non gravemente tossico, attenzione, perché sì, un qualcosa che comunque sia danneggia, ma non è così cattivo, diciamo così. E vabbè, andiamo avanti, poi magari ci arriviamo. Infatti dai 30 ai 60 mg dovrebbe essere una sostanza, cioè dovrebbe essere una gradazione fatale per l'uomo. Infatti qua si parla di mezzo o addirittura un milligrammo per chilo, quindi prendi il tuo peso, lo fai per i milligrammi che dice questa formula e teoricamente trovi quanto è il tasso tossico per te. Comunque sia, ritornando a quello che stavamo dicendo, è un alcaloide che agisce come un agonista nicotinico per il recettore dell'acetilcolina, biologicamente connesso alla difesa del vegetale dagli organismi erbivori, presente nella pianta del tabacco e in altre solanacee. Non so come si legga questa parola perché non c'è né un accento né acuto né grave, quindi solanacee, come le piante, sono così. Sebbene si trovi in tutte le parti della pianta, è particolarmente concentrata nelle foglie, di cui nel tabacco costituisce circa lo 0,3 al 5%, cosa che sinceramente sono rimasto un po' allibito, perché comunque sia, dicono, cazzo, ma il tabacco dà una dipendenza della Madonna, però cazzo, qua c'è scritto che al massimo è presente al 5% del volume, no? No, sì, rimane concentrata nelle foglie. Cioè nel peso a secco addirittura, quindi vabbè, probabilmente quando non è secca la foglia la concentrazione di nicotina sarà maggiore, però comunque sia credo che era molto di più. Poi la sua biosintesi viene effettuata nelle radici ed essa viene poi accumulata nelle foglie. Oltre alla pianta del tabacco, la nicotina è inoltre presente in quantità minori in altri membri della famiglia delle solanacee, che includono il pomodoro, la patata, la melanzana ed il peperone. Allo stato puro è liquida e incolore, mentre se esposta all'aria imbrunisce. Essa è in parte causa dell'odore del tabacco, quindi abbiamo già scoperto un sacco di cose interessanti sulla nicotina, perché uno dice cazzo, è solo nel tabacco, invece no, è in altre cose che alla fine mangiamo quotidianamente. Quindi se mangi il pomacco, peggio è peggio. Però dovete andare a Springfield a prendere il pomacco. Allora facciamo un piccolo accenno storico perché è giusto che sia così. La nicotina deve il suo nome alla pianta del tabacco, cioè Nicotiana tabacum, che a sua volta deve il nome a Jean, come si legge in francese? Jean Nicot. Quindi
va bene. Vabbè, Jean Nicot, che spedì dei semi di tabacco dal Portogallo a Parigi nel 1550 e ne promosse l'uso medico. E infatti, non è, questo qua adesso non c'è scritto qua, perché l'avevo letto da un'altra parte, da un'altra fonte, che i Maya credevano che, ma a parte che tutte le piante hanno un uso terapeutico, parzialmente terapeutico, no? Vabbè, minchia, a parte le piante velenose. Cazzo. No, però i Maya credevano che le foglie di tabacco non secche, ovviamente quelle verdi, perché alla fine è una pianta, è verde, avessero un potere terapeutico al contatto con la pelle, però sugli effetti non lo so e non mi ricordo neanche se c'era scritto. Comunque sia, il merito di aver isolato la nicotina può essere attribuito ad altri diversi scienziati che, vabbè, raggiunsero indipendentemente vari risultati. Quindi io suggerisco di fermarci qua e poi proseguiamo in un altro video per fare gli effetti sull'essere umano. Quindi restate sempre sintonizzati qua con lo studio medico Varsa Production per essere curati al meglio. E niente, ci vediamo al prossimo video. Stati bene a tutti.